benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Sono nella sede di Castelli. Sono tornato qui dopo quasi 5 anni. Ho avuto il piacere di correre con questo brand nei 2 anni in Cannondale, 2015-2016, e per me è un pochino un ritorno al passato. In questa puntata vi faremo vedere come si passa dal prodotto grezzo a una maglia di GCN. Questa è la Aero 6.0, la maglia ufficiale di GCN. A prima vista può sembrare una semplice maglia, ma a dir la verità è un capo estremamente complesso, composto da 30 componenti, e dietro c'è uno studio massiccio di ricerca e sviluppo. Ma prima di andare a vedere come si produce questa maglia, facciamo una panoramica sulla storia delle maglie Castelli. Come si è passati da una maglia semplice degli anni 90, dove si poteva notare lo svolazzamento, perché le maglie di allora non erano assolutamente aderenti e neanche aerodinamiche, e come è stato fatto questo passaggio e qual è stata la prima maglia aerodinamica di Castelli? La lana ha fatto da padrona nell'abbigliamento da ciclismo. Grandi campioni come Coppi, Bartali e Van Looy hanno corso sempre con questo materiale. Nel 1977 si ebbe l'intuizione di introdurre la licra, un rivoluzionario materiale elastico a quel tempo usato solo nello sci e nei costumi da bagno, anche per i calzoncini da ciclismo. Da lì in poi si perfezionò questa tecnica arrivando, nella seconda parte degli anni 2000, a concepire un nuovo tipo di maglia molto più performante. Nel 2007 praticamente Castelli decide di dire basta a queste maglie con maniche molto strette e il resto però completamente svolazzante e antiestetico, oltre che deleterio per la performance. Decide quindi di creare questa maglia, la Split Second Jersey. Diciamo che questo è il prototipo della maglia aerodinamica perfetta. La cerniera è a 3/4, perché a quei tempi era impossibile pensare di produrre una maglia aerodinamica con una zip integrale. In questo modo la maglia rimane molto più stretta ai fianchi. Sui lati possiamo notare che il tessuto è stato lavorato per creare l'effetto pallina da golf, con questa sorta di buchi che favoriscono il flusso dell'aria, favoriscono l'aerodinamica. Se andiamo invece nella parte posteriore, troviamo le tasche che sono coperte da un'altra parte di tessuto. E altra cosa che salta subito all'occhio, le tasche sono molto ridotte, sono molto piccole e contenute rispetto alle maglie che venivano prodotte fino all'anno precedente. Sul lato destro troviamo anche delle spille che sono rimaste attaccate, probabilmente sono state messe mentre la maglia era vestita da qualcuno per studiare un taglio diverso, ancora più fit, ancora più stretto. Ed eccoci davanti alla Aero Race 2.0, la maglia che il team Cervelot utilizzò alla fine degli anni 2000. È una maglia leggermente più evoluta rispetto alla precedente, non di tanto, ma quanto basta per riuscire a fare la differenza nel mondo delle corse. Pensate che in quegli anni la Cervelot era la squadra che si distingueva, perché bastava dare un'occhiata in gruppo e vedevi che loro erano gli unici ad avere maglie che non svolazzavano. Pensate che a quei tempi riuscivano a guadagnare circa 30-40 watt rispetto alle altre maglie svolazzanti, chiamiamole così. Maglia che portò al successo Thor Hushovd al mondiale
del 2010, poi quando la squadra diventò Garmin Sharp vinsero nel 2011 la Parigi-Roubaix con Van Sumeren. Questa stanza è piena zeppa di maglie degli ultimi 10-15 anni e non solo, e mi è venuta voglia di dare una sbirciatina. Andiamo a vedere qua, guardate cosa ho trovato. Questa è la maglia Canon del 2016 che ho indossato anch'io. E qua c'è il body di Pippo Ganna, quasi quasi ve lo provo, anche se non penso di starci. Per sviluppare la maglia che vestiamo oggi è stato fatto un grande lavoro di ricerca e sviluppo e anche di CFD. Che cos'è CFD? È la riproduzione su un computer dei flussi di aria su un corpo che viaggia a una velocità costante. Altra cosa fondamentale per sviluppare un prodotto di qualità è avere uno scambio di feedback con i corridori, gli atleti che vestono questa maglia. Froome e Van Baarle, corridori del Team Ineos, Froome fino allo scorso anno, hanno chiesto a Castelli di modificare ad esempio le tasche, cambiando leggermente il taglio delle tasche laterali, che sono più strette, per avere anche un accesso migliore al cibo che viene tenuto dietro la schiena. La tasca centrale invece è più ampia, questa può essere utile per tenere la mantellina lunga e indossarla prima di fare una discesa. Per ottenere una maglia aerodinamica è importante fare uno studio in Galleria del Vento. Lo studio in Galleria del Vento non viene fatto qui da Castelli, ma a Trondheim in Norvegia e al Politecnico di Milano. Ovviamente non si può usufruire sempre della presenza dei ciclisti, dei professionisti in carne e ossa, che sono impegnati molto spesso tra gare e ritiri, ma viene utilizzato una sorta di manichino, di modello fatto in 3D, con le sembianze di Kwiatkowski in posizione tradizionale e di Froome in posizione aerodinamica da cronometro. Nel caso delle collaborazioni con i team, ai grafici arriva direttamente dalla squadra, oppure nel nostro caso da GCN, un progetto con scelta dei pantoni e del design. A questo punto arriva al grafico anche lo scalarino taglie, dalla doppia XS alla tripla XL, sia uomo che donna. Si creano le sagome, si posizionano i loghi e si sistemano le grafiche. In un secondo momento questo file viene stampato su carta che poi farà da riferimento per il posizionamento di tutte le taglie. Siamo con Stefano Giraldi, ex professionista che lavora per Castelli, che ci spiega che cosa succede qua. Questo è il plotter, giusto? Questo è il plotter, per cui questo è quella sintesi che c'è tra quello che viene pensato e progettato e quello che si andrà a realizzare. Qui viene fatta una stampa della maglia, e la stampa della maglia c'è i vari pezzi che lo compongono, davanti, i fianchetti, il collo, la schiena, le tasche. Quindi questa è solo esclusivamente la stampa, inchiostro su carta e basta? Inchiostri su carta, inchiostri appositi che vengono trasferiti a 200 gradi, che rimangono impressi sul tessuto e non andranno via mai. Qui siamo arrivati alla fase in cui si stampa sul tessuto, quello che compone la maglia poi. Esatto, questa è una delle parti finali o la parte che dà più piacere, perché si vede dal bianco iniziare a nascere una maglia, perché un conto è vederla sulla carta, un conto è vedere il colore che viene impresso sul tessuto e va a comporsi nei vari pezzi della maglia. Ma come avviene la fase di sublimazione, cioè il trasferimento dell'inchiostro sul tessuto? L'inchiostro impresso sulla carta viene trasferito sul tessuto
attraverso una temperatura di 200 gradi e una pressatura del piatto che è il piatto riscaldato che va a imprimere nel tessuto il colore. Una volta che si è stampato sul tessuto, viene tutto quanto impacchettato con il cart modello e inviato di conseguenza alla fase di assemblaggio. I pezzi di tessuto impacchettati con il cartamodello vengono mandati alla zona assemblaggio, dove le sarte compongono la maglia seguendo le indicazioni della scheda tecnica. Una volta terminato l'assemblaggio, il tutto viene inviato all'ufficio prodotto valutazioni, che si preoccupa di ordinare eventuali modifiche tramite il test di vestibilità. Se tutto è a posto, questo viene messo nel campionario ed è pronto per andare in produzione. Siamo dentro al magazzino principale, ci troviamo davanti a una serie infinita di scatole piene di cerniere di ogni colore e misura. Questa è la cerniera che viene utilizzata per la maglia di GCN, che come avete notato ha una zip che è completamente nascosta dal tessuto, molto diversa rispetto alla maglia aerodinamica prodotta nel 2007, una cerniera che si apre con molta facilità, che è fatta di resina poliacetalica, più leggero rispetto alla zip in metallo, sì, parliamo di pochissimi grammi, però sappiamo bene che i ciclisti guardano anche al grammettino. Guardate qua quanti tiretti ci sono, ce ne saranno migliaia. Il campione della maglia è completamente assemblato. Ora non resta che produrne in grandi quantità e spedirle in giro per tutto il mondo. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Sulla produzione di una maglia da corsa ci sarebbero da dire ancora tantissime altre cose. Noi abbiamo cercato di essere il più sintetici possibile. Se il video vi è piaciuto, ricordate di mettere like, commentare se avete delle domande a riguardo, iscrivetevi al canale e non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!